cari telespettatrici di Casa 94, ben ritrovati qui su Seila TV pronti per iniziare insieme a voi una nuova puntata, come sempre ricca di tematiche. Ma andiamo subito al dunque perché io già qui con me la nostra prima ospite e è già qui da un po' e mi sta raccontando un po' quello che fa. Pensate, è giovanissima, ma non vi dico altro. Parliamo di una cosa molto gustosa, ovvero il gelato. Vi presento Martina Parco, la titolare della gelateria artigianale di Selvino. Benvenuta in studio. Con Buongiorno noi. Vanessa. Allora, allora eh... Tu sei giovanissima, sì. quanti anni hai? Io ho 21 anni, ne sto per fare 22. Ecco, come mai una ragazza così giovane ha già aperto una propria attività? Perché mh, volevo, eh, diciamo, aprirmi qualcosa di mio, eh, perché mi sentivo pronta ormai e mh, mi piaceva l'idea di... Eh, mh, Fare tutto sulle mie spalle e non più sugli altri. Quindi, eh beh, certo. sì è una sì, una bella responsabilità. Sì, esatto. Dare no? la mia idea, il mio mondo, far vedere cosa penso e cosa credo ai miei clienti. E Ma non più mai... sulle spalle degli altri. Ah, beh, certo. Sì, Ma sì. come mai il gelato? Cioè, era già un'attività di famiglia o. O è un'idea che, che è partita da te? No, in realtà eh, nessuno della mia famiglia ha mai fatto questo mestiere. Io ho sempre fatto la pasticcera, però mi sono ah. buttata in questo mondo perché m, mi piaceva l'idea di creare eh, la pasticceria e di inserirla nel gelato e quindi di creare qualcosa di innovativo. E, m, infatti, sto studiando, sto facendo dei corsi. E per aggiornarmi sempre di più. Infatti, il mondo della gelateria sta andando avanti molto, si sta aggiornando tantissimo ed è molto interessante. Eh beh, certo, quindi sì. gelateria, pasticceria, quindi sì. tipo la briosco il gelato, per dirti. Sì, esatto. Buona. Oppure <ride> inserire nel gelato, fare delle preparazioni di pasticceria, quindi tutto ah. naturalmente. E, non so, magari dal pistacchio ti fai tu la pasta e non si comprano i preparati Ah, ecco. Quindi sto cercando di innovarmi in Quindi questo modo Quindi 100% tutto fatto da voi Sì, esatto Pazzesco, bravissima, complimenti sì, 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 sì. Allora, tanti gusti di gelato che fai, soprattutto adesso che arriva l'estate Insomma, immagino che tu abbia aperto da poco, no? Sì, dal 25 di aprile Ecco, da pochissimo sì, allora sì, sì. Quali sono i gusti? Vabbè, ovviamente non è ancora state, non c'è ancora il boom, però immagino: ad esempio, io il primo gelato l'ho già preso due settimane fa. Ecco. Quindi, <ride> in questo periodo, qual è il gusto che va di più, quello che va di meno? Insomma, in allora, siccome è un periodo tu? un po' instabile, eh, il gusto che va di più è il cremino, che è una base fior di latte con una crema alla nocciola. È molto gustoso, quindi va molto, sia tra i bambini, gli adulti, e un buono. po' tutti lo prendono, sì. <ride> quindi qualcosa dici che comunque è gelato, qualcosa di estivo, però siamo sul cioccolatoso, no, esatto, diciamo che che si un po' sì, sì, all'inverno, sì. un po'. Esatto. Invece d'estate tendenzialmente vanno di più i gusti forse frutta. Frutta, sì, granite, ghiaccioli, che facciamo noi e, sì, sì, sì. Ecco, a proposito, anche questo volevo chiederti perché tu prima mi dicevi che oltre al gelato, insomma, per chi volesse fare una colazione, una merenda, trova anche altro. Ad esempio, sì. Eh, può trovare vabbè, la brioche col gelato, i ghiaccioli fatti da noi artigianalmente, le granitte, l'affogato al caffè, il frappé, un po' di tutto insomma. E adesso? Uh, sto per inserire anche la pasticceria, quindi troverete anche i semifreddi, le monoporzioni, le torte, o magari d'inverno vorrò tenere aperto anche tutto l'anno, quindi ah beh, certo. inserirò anche i panettoni o la pasticceria da forno, insomma, ecco. Ecco, quindi tu non solo porti la pasticceria nella gelateria, sì. ma vuoi proprio anche fare una sì. sezione solo, solo dedicata di... alla sì, pasticceria. Sì, esatto, sì, sì, sì. E eh beh, ci sta. Sì. Quale ti piace di più tra le due, proprio come gusto personale? Tra la pasticceria e la gelateria, sì. eh, non saprei, ti danno due soddisfazioni diverse, mm, forse perché lo faccio da più tempo. La pasticceria. Però ecco, pian piano mi aggiornerò sempre di più anche nella gelateria e mi darà le stesse soddisfazioni. Eh beh ecco. certo, anche perché sì. come dici tu forse la pasticceria va tutto l'anno, no? Esatto. La gelateria sì. è più forse stagionale. Estiva, sì, sì, mm. sì. Anche se io sono una che si mangia il gelato tutto l'anno, ecco. <ride> però mai quanto l'estate ovviamente. Esatto. Ecco, io eh, insomma non so come fai tu a resistere alla tentazione, perché io sono... Una fan sfegatata dei dolci Soprattutto okay. il gelato E credo che non verrò mai eh, Da qualche a trovarti O non aprirò mai una gelateria Perché sennò per me è la fine Esatto <ride> no, no scherzo, a trovarti vengo no, Certo <ride> No, ehm, io Non ho per... Io amo il salato Quindi ah, ecco. Amo <ride> fare i dolci Però mh, Non li mangio Ecco, amo allora fare sei Sì, 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 sì quindi... Sono Preferisci sicura star... che no. Cavoli, è perché per me ti giuro sarebbe una rovina, sì. cioè probabilmente sarei due quintali. Se... Eh ma sì. quando inizi a farlo tutti i giorni poi vedi che non hai più la tentazione. E quella è una cosa che mi dicono sì. tutti, abbiamo avuto sì, diversi sì, sì. ospiti, non so chi, è: salumeria, negozi altro, e altro, è una cosa che dicono tutti. No è vero. Però no, non lo so, dovrei trovarmi sì. nella situazione. E un'ultima domanda, una mia curiosità, sì, quali certo. sono i tuoi prodotti preferiti? Che, insomma, che possiamo Io trovare? Un prodotto che amo assolutamente il è il pistacchio. Il sì. pistacchio, in, tutte in le tutti i modi, forme. Sì. sia salato che dolce fatto a crema, o in tutti i modi: quindi gelato, pasticcini sì. di pistacchio. Sì sì, 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 Mamma mia, poi adesso sta andando tantissimo sì, anche. Vero. Molto più del, della nutella del cioccolato, sì, che... vero, vero. Sì. Molto buono allora Martina. Complimenti, progetti Grazie. futuri. Hai qualche qualche idea al di là, insomma, della pasticceria che mi hai detto che, che vuoi inserire? Eh, se va tutto bene, un mio progetto. Spero che vada. Di apriamo eh, per aprire, adesso, mm, o sì. No, vabbè, di. Eh, mm, Ingrandirmi, diciamo, okay. cioè mi piacerebbe magari anche avere più punti vendita, ah, beh, certo. se la mia idea piace alla clientela e comunque spostarmi anche da Selvino, cioè magari tenere la sede a Selvino, però sai, farmi conoscere un po' anche da altre parti, mi ah, piacerebbe, sì. sì. Te lo auguriamo perché te sì. lo meriti. <ride> Grazie. Complimenti, Giovanissima ha già aperto una sua attività. Allora, sì. insomma, andatela a trovare per... Un, un gustoso gelato o, perché no, anche qualcosa di pasticceria. Sì, certo. Grazie Martina per essere stata Grazie con noi. Grazie a te, Vanessa. Continuate a seguirci perché la puntata è appena iniziata. Eccoci, eccoci, tornati in studio dopo la pubblicità. Adesso parliamo di varie iniziative culturali, musicali, artistiche e ne parliamo proprio con l'ideatore Alessandro Bottelli. Benvenuto Buongiorno. con noi in studio. Buongiorno. Allora, la passione per la musica, a cui hai dedicato praticamente tanti anni della tua vita, ne hai fatto un lavoro, ci vuoi raccontare un po' insomma, il tuo percorso? Sì, diciamo che eh, la passione per la musica è nata durante eh, le medie, è stata una folgorazione. Eh, ebbi modo di ascoltare un concerto d'organo in Sant'Anna del famoso maestro Arturo Sacchetti che eseguiva tutta musica di Bach e rimasi veramente folgorato da, da questa musica che non conoscevo. Eh, un secondo episodio determinante fu in casa del famoso fotografo Pepi Merisio. Eh, il figlio Luca, allora liceale, suonava l'organo elettronico e eh, io una, una sera che eravamo riuniti in casa, in casa del fotografo rimasi incantato da quest'organo con due tastiere, eh, la pedaliera, i registri e i ritmi della batteria e quindi decisi che anch'io avrei voluto imparare. A suonare, eh, suonare l'organo. Ebbi eh, modo poi di frequentare le lezioni eh, del maestro Aldo Sala che era una personalità eh, in Bergamo molto conosciuta, soprattutto per aver introdotto anche la musica jazz dopo nel, nel, nel dopoguerra e aver formato anche allievi importanti come Claudio Angeleri è stato addirittura eh, suo, eh, suo allievo. Ma la cosa determinante di queste lezioni, due anni feci con lui, ehm, fu che il maestro Sala sin dall'inizio impostò le lezioni non solo sulla tecnica eh, di apprendimento appunto, del, del, eh, della tastiera, ma anche eh, su una parte molto creativa che dava all'allievo la possibilità di esprimersi anche dal punto di vista compositivo, quindi delle piccole melodie a cui poi bisognava ehm, assegnare determinati accordi oppure determinati accordi su cui bisognava inventare eh, una determinata melodia e questo fu uno stimolo enorme per la creatività che mi sono portato dietro per tutta la vita. E eh beh certo, infatti insomma la musica prosegue e hai dato vita anche a un format che si chiama Reading Concerto. Di cosa si tratta? Sì, reading, reading Concerto è un concerto, un concerto lettura in cui si alternano eh, brani musicali a ehm, letture di racconti o poesie. Eh, in particolare Reading Concerto è nato 12 anni fa. Eh, con questa iniziativa, cara Santa Lucia, un'iniziativa di beneficenza, uh -huh. ehm, dove ogni anno tutto quello che viene raccolto ehm, viene poi ehm, distribuito ad associazioni che si occupano di infanzia meno fortunata e ogni anno ehm, coinvolgiamo Ehm, scrittori, poeti e musicisti con ehm, composizioni e, e componimenti eh, in prosa e in versi dedicati alla santa della luce e degli occhi. Eh, in questi anni, 12 anni, abbiamo raccolto più di 160 eh, scritti inediti, tutti scritti appositamente ah per noi, che vanno da Dacia Maraini, Eri De Luca, da Andrea Camilleri a Irmanno Olmi nella prima edizione e soprattutto abbiamo avuto il grande onore, soprattutto nel, nella prima edizione del 2012, di avere anche una composizione scritta appositamente per noi dal eh, due volte premio Oscar Ennio Morricone. Ah, eh beh, non è da tutti insomma. Non è da tutti, eh. sì. Mm. Diciamo che nei tuoi concerti ci sono sempre eh, varie arti, no? c'è sempre un connubio tra letteratura, cultura, musica. Eh, come mai questa idea? E tra l'altro credo che uno di questi diciamo così, eventi in cui c'è un connubio pazzesco tra queste arti possa essere... Rappresentato da Box Organi, mi sbaglio? Eh, Box Organi, eh, ma anche altre, altre iniziative che ho fatto in precedenza. Ad esempio in Box Organi non viene contemplata l'arte figurativa. Mm. Ehm, eh, mentre invece diciamo l'arte figurativa è un'altra delle mie passioni avendo fatto anche il liceo artistico e avendo avuto come prima passione quella del disegno. Ecco, ecco <ride> prima della musica, eh, poi è subentrata la poesia, la letteratura e ho cercato sempre in questi format in queste iniziative di unire in modo creativo queste, queste belle arti, ecco. Ehm, in particolare ehm, devo dire che ehm, in passato mi è capitato di poter realizzare delle, ehm, delle, delle, delle iniziative dove l'arte era presente in, ehm, in, in prima persona, diciamo così. Certo. Eh, sono stati grandi lavori, grandi lavori nel senso che hanno coinvolto un'orchestra, eh, un coro di bambini. Ehm, dei solisti, addirittura Gianluigi Trovesi come solista al sassofono e sono stati a partire dal 2010 ehm, un grande lavoro che abbiamo fatto su un'opera meravigliosa che abbiamo a Bergamo, forse la cosa più bella in assoluto: che è la pala di San Bernardino di Lorenzo Lotto, conservata appunto nella chiesina di, ehm, eh, di, eh, di, di, di San Bernardino all'inizio di Santo Spirito e mh, su quel lavoro ehm, è stato fatto un creato un testo originale che mettesse in dialogo i vari personaggi e tutto questo testo è stato musicato dal compositore Giordano Bruno Ferri ed eseguito appunto in pubblico ehm, e poi riportato anche in Santa Maria Maggiore. Abbiamo fatto successivamente un altro grande lavoro sui quadri di Caravaggio, ehm, con una particolarità erano quadri che in qualche modo mettevano in risalto le, le vittime dei i quadri di Caravaggio, cioè coloro che subivano violenza. Non c'era un giudizio da parte eh, diciamo nostra ehm, se eh, le, chi subiva violenza era cattivo oppure ehm, subiva una, una ingiusta violenza, ma quello che ci interessava era mettere eh, in risalto ehm, diciamo, l'opinione della vittima che in quel momento subiva questo, eh, questo certo. affronto eh, abbiamo fatto anche altri lavori che riguardava la grande mostra sul Ceresa che è stata mm -hmm. fatta nel 2012 e poi eh, un, un altro lavoro sì. ecco, che abbiamo portato in giro di orazione, in... jazz fashion, tante le cose no? sì. ad esempio quello che hai in mano tu è orazione orazione, esattamente che eh, è nato per valorizzare la piccola chiesa di San Bernardino a che è documentata la prima chiesa al mondo dedicata a questo santo e ehm, una chiesa che eh, è interamente ricoperta di affreschi ah. eh, in particolare ci sono questi 11 episodi della vita di San Bernardino dipinti da Cristoforo Baschini Silvecchio e su queste raffigurazioni abbiamo creato uno spettacolo che univa appunto le immagini eh, di Cristoforo Baschini Silvecchio, ma riaggiornate. Ecco qui la novità: abbiamo fatto riaggiornare da un senese doc, come lo era appunto mm -hmm. San Bernardino. Ehm, Emilio Giannelli, che è il vignettista della prima pagina del Corriere della Sera, ah. che ha rifatto tutte le eh, raffigurazioni pittoriche contenute nella chiesa di San Bernardino, ovviamente attualizzandole con i personaggi della politica. Ah, e eh, qui, eh, quindi ecco. Ecco, è, sta, è stata una cosa eh, strepitosa. Un po' movimentato, diciamo. Sì, esattamente, ecco anche qui come si vede, sì. Vedono alcuni politici. Eh, questo lavoro è stato fatto nel 2016. Ah. E quindi eh, devo dire che allora Renzi imperava. E quindi esatto. Ma non è finita qui, perché insomma, di eventi mm. ne hai tanti. Ad esempio, il prossimo, che so che ci tenevi a, a presentare, sì, qual è il prossimo concerto? Il prossimo concerto. È eh, diciamo, la nona tappa di questa, ehm, di questa serie di concerti con questi quattro saxo giovani saxofonisti, ehm, il Vag Saxophone Quartet. E anche I Colori dell'Aria è un particolare format che eh, va a valorizzare proprio ehm, opere pittoriche, anche meno conosciute, contenute nelle nostre chiese. Cioè in ogni concerto. Viene chiesto a un compositore eh, contemporaneo di scrivere una composizione ispirandosi ad un quadro ehm, contenuto nella chiesa dove andiamo a fare il concerto e quindi c'è questa particolarità, è eh, già la nona tappa, saremo a Comun Nuovo il 15 di giugno e ehm, alle ore 20.45 nella chiesa parrocchiale dove c'è una bellissima opera di Giovanni Battista Moroni, una trasfigurazione eh, sulla quale appunto è stato scritto un nuovo brano di Riccardo Castagnetti, compositore di Modena, che si è ispirato a questa trasfigurazione del Moroni traducendola mm -hmm. in suoni per quattro sassofoni. Ecco, facciamo un appello agli amici da casa, possono partecipare, giusto? Assolutamente sì, è consigliata la prenotazione perché la chiesa non è grandissima, certo. abbiamo disponibilità di 200 posti, però ehm, c'è un numero a cui poter telefonare per, ehm, per, per poter prenotare, mm -hmm. ecco, in modo che così... Ehm. Bene, allora, insomma, grazie per averci raccontato... Quello che fai è complimenti. Grazie. Ci rivediamo presto allora per i prossimi eventi. Senz'altro. Torniamo grazie, tra pochissimo, grazie. continuate a seguirci dopo la pubblicità. Ben ritrovati a tutti con noi in studio dopo la fascia pubblicitaria. Torniamo. Dopo la pubblicità con nuove ospiti ve le presento subito, partiamo da lei, la direttrice artistica del Biblio Festival Simonetta Rovelli. Benvenuta con noi in studio. Grazie, buongiorno. Al suo fianco la responsabile del settore della pubblica istruzione, dello sport, della cultura e della biblioteca di Dalmine, Cristina Gioia. Buongiorno. A Benvenuta tutti. con noi in studio. Grazie. Allora, Cristina, partiamo da te. Biblio Festival, innanzitutto di cosa stiamo parlando? Come nasce, ci vuoi raccontare? Allora, Bibliofestival è una rassegna che ha una lunga storia, una lunga tradizione alle spalle. È nata 23 anni fa ed è un progetto che è nato all'interno delle, delle biblioteche per promuovere la lettura e eh, offrire alle famiglie e ai bambini eh, tutta una serie di spettacoli, laboratori, workshop all'interno dei comuni del, che aderivano a questa manifestazione. È una manifestazione che viene organizzata dal sistema bibliotecario di Dalmine, dal Sistema Bibliotecario dell'area nordovest della provincia di Bergamo uh -huh. e dalla cooperativa sociale Abibuc e che anche quest'anno torna con la sua ventunesima edizione uh -huh. con un programma molto molto ricco. Ecco, e esatto, che... volevo chiederti, scusami, prima di eh, sì, sì. passare agli appuntamenti, chi può partecipare? Tutti immagino. Allora, è una manifestazione aperta a tutti. Gli spettacoli sono pensati, gli spettacoli, i laboratori, gli incontri sono pensati per i bambini e le loro famiglie, ma eh, la qualità e la bellezza di quello che viene proposto è tale che davvero può partecipare chiunque. Bene, dai, quindi aperto a tutti, insomma, non, perché ci sono tanti eventi magari riservati agli adulti, tanti insomma, per i bambini, quindi è bello che comunque i vostri eventi coinvolgano, coinvolgano tutti. Simonetta, tante le cose che fate, ci vuoi raccontare? Sì, tante sono le cose che, abbiamo, che anche quest'anno siamo riusciti a, ad organizzare grazie anche alla partecipazione di 24 comuni. Eh, rispetto allo scorso anno abbiamo due comuni in più e quindi insomma è giusto ringraziarli perché senza la, la loro adesione noi non potremmo realizzare certo. Biblo Festival. In realtà da, vuol dire che comunque la cosa va bene. Sì, la cosa va bene, sempre molto partecipata, come diceva eh, Cristina Gioia poco fa eh, sono eventi davvero destinati ai bambini, alle bambine, ma anche a un pubblico adulto, quindi alle famiglie e non solo. In totale sono 57 gli eventi. Abbiamo narrazioni teatrali, spettacoli teatrali, teatro di strada, laboratori, incontri con gli autori e spettacoli di giocoleria. I comuni aderiscono in relazione a quelle che sono le proprie esigenze o preferenze. Di fatto possono aderire con l'opzione della narrazione pomeridiana piuttosto che con la serata che prevede un laboratorio e uno spettacolo di teatro di strada mm. piuttosto che teatrale. Possono invece aderire con il pomeriggio del Biblio Festival che prevede tutta una serie di appuntamenti, quindi dalle 15 alle 19 circa mh, si alternano appuntamenti che variano ovviamente di volta in volta. Simonetta, Cristina commentiamo insieme le immagini che stanno passando perché vorrei capire appunto eh, a che eventi che avete organizzato oh, appartengano. Perché sono <ride> immagini molto curiose, esatto. bellissime. Allora, eh, questo è uno spettacolo di bolle di sapone. È uno eh, degli spettacoli di teatro di strada e di piazza, è sempre un evento che entusiasma molto i bambini. Tra eh l'altro noi avremo anche un laboratorio eh, dove verranno costruiti strumenti per creare bolle di sapone. Cui, anche me, solo vedendo sì, le immagini, quindi non sì, immagini bambini. Questa è una narrazione, eh, in realtà noi li ospitiamo quasi tutti gli anni, loro naturalmente variano il repertorio, sono le talpe con le scarpe ah. e eh, raccontano, narrano storie, ma eh, storie musicate, quindi fanno cantare con i bambini, li fanno ballare, sì, perché in realtà cerchiamo sempre di individuare narrazioni che eh, coinvolgano comunque i bambini. Certo. Questa è la compagnia La Fabiola, attenti a quei quattro. Eh, rientra nella categoria spettacolo, no, In realtà, questo rientra sì nella categoria di teatro di strada e di piazza, ma eh, si configura più come teatro di figura. È un gioco di parole mm -hmm. perché appunto utilizza dei pupazzi. Bello. In realtà, i pupazzi saranno quattro. Ah, e... è vero. So sì, Sembrava... eh, sì, sì. Usano. Sembrava vero, davvero, però. No, no, sì. E sono davvero davvero molto bravi, eh, questo è sempre a categoria della, del teatro di, di, di strada mm -hmm. e quindi ecco questo è un, è un laboratorio mm -hmm. eh, simpatico, eh, sì credo che sia un laboratorio perché adesso abbiamo immagini uguali sia per i laboratori che il teatro di figura. Eh, Esatto, perché abbiamo sia un teatro di figura eh, con la storia di Pinocchio, con la compagnia ehm, Alberto De Bastiani uh -huh. e abbiamo però anche laboratori di costruzione di giocattoli antichi, per esempio con l'associazione e la compagnia del Cerchio Tondo piuttosto che la costruzione di burattini da dito, quindi diciamo agli spettacoli vengono sempre abbinati laboratori che abbiano un senso. Con la narrazione, però. Assolutamente. E quindi con il libro, perché non dimentichiamoci che il Biblio Festival nasce appunto da un'idea dei sistemi bibliotecari, e quindi anche se ci sono eventi, diciamo, non collegabili direttamente certo. alla lettura e al libro, in realtà poi noi lì vogliamo arrivare con esatto. i nostri. diciamo che la letteratura è il focus di no? Insomma, ci sono varie cose collaterali. Esatto. Eh, Cristina, torno da te perché so che collaborate con varie realtà. Sì, numerosissime realtà. Diciamo innanzitutto che lo stesso Biblio Festival nasce dalla collaborazione tra due sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo che nel corso degli anni hanno realizzato insomma, questo, questo progetto e l'hanno fatto, fatto crescere. Quest'anno appunto collaboriamo anche con Abibook e poi ci sono tantissime realtà sul territorio che ci affiancano in questo percorso e che eh, diciamo, ci sostengono insomma, eh, con... Eh, eh, con il loro entusiasmo, con, loro, con le loro risorse comunque. Sì. Assolutamente sì, è proprio questa la forza del Biblio Festival che si è radicato così tanto nel territorio da diventare ormai un appuntamento eh, imprescindibile per le nostre biblioteche, per le amministrazioni comunali, insomma, che lo sostengono. E, eh, ed è anche molto richiesto, nel senso che i comuni che desiderano aderire sono sempre molti. Ecco, concludiamo con prossimi appuntamenti perché insomma so che a breve avete qualcosa, e tra l'altro era passata anche la locandina poco fa, quindi ecco. Allora, mh, noi inizieremo il 17 eh, di maggio, il Bibliofestival appunto eh, si articolerà in 24 appuntamenti in 24 comuni dal 17 eh, di maggio al 15 di giugno. Si parte il 17 con due narrazioni pomer pomeridiane, a Comun Nuovo, con la compagnia Teatro Panemate e il gigante Signife-Sgnaffe. Sempre alla stessa ora, quindi alle 17 a Curno, avremo un'altra narrazione. Eh, con Ricepurnio di nuovo insieme dove avremo sia una narrazione che anche la presentazione di, di un libro è una cosa un po' mista. Il 18 e il 19 invece avremo gli interi pomeriggi, il 18 ad Azzano San Paolo e domenica 19 a Osio Sopra. Ehm... In questo caso sia sabato che domenica partiremo alle ore 15 con un laboratorio, alle 16 avremo una narrazione teatrale, alle 17 l'incontro con un'autrice una illustratrice, ovviamente abbiamo otto di queste autrici che interverranno uh -huh. nella manifestazione e appunto alle 17.45 circa avremo i due spettacoli di strada, eh, talché per quanto riguarda Zano San Paolo, mentre invece a Osio Sopra avremo cucina in punta di piedi, è il teatro dei... Piedi con Veronica Gonzales che piace sempre molto: praticamente questa quest artista si esibisce um, creando dei pupazzi, ma con i piedi, quindi Beh, eh, no. sì, è, è pazzesca Cavolino. perché è veramente anche molto, molto particolare. Complicato. Diciamo che Biblio Festival ha proprio l'obiettivo, eh, noi organizziamo anche questa manifestazione che si chiama Terra, Nuove Rotte per un mondo più umano, diciamo okay. che in qualche modo lo ricolleghiamo perché eh, per creare un mondo più umano è anche necessario condividere esperienze positive sia per i bambini che per gli adulti, soprattutto in questo mondo dove tutti siamo sempre più orientati verso, verso il web. Queste sono davvero occasioni di condivisione, condivisione di esperienze e di emozioni e anche occasioni per apprendere delle arti e imparare e, come dire, acquisire l'amore per la lettura. Assolutamente, allora mi raccomando un periodo prolungato di eventi, tanti eventi a cui partecipare. Simonetta, Cristina, grazie per essere stati con noi. Te, grazie a grazie te. te, grazie mille. Grazie Continuate a, a seguirci perché non è finita qui. Mm. Telespettatori e telespettatrici, siamo quasi in chiusura di questa nostra puntata, dico quasi perché ovviamente non è finita qui. Manca la nostra esperta botanica di Cachi, torna a trovarci la nostra Jessica Cioce. Ciao Vanessa. Ben ritrovata con noi in studio. Grazie. Quanto tempo! Eh, abbiamo saltato qualche, qualche settimana, ma sono tornata, un po' raffreddata ancora, ma ci sono. Tornata con tante novità, perché adesso sta per finire la scuola e quindi qual è il momento migliore per non acquistare dei regalini per le insegnanti? Esatto, Giusto. bravissima, quest'anno abbiamo deciso di dedicare un'intera pagina sul nostro sito www.kaki.life Io lo ricordo intanto Certo, assolutamente, così pagina. così sanno dove trovarli Esatto, un'intera pagina è dedicata appunto al pen famoso pensierino di fine anno per le insegnanti e ovviamente potrete trovare tutti i pensierini anche presso il nostro negozio di, di Treviglio in, che si trova in Via Roma 6 e niente, ne ho portato qua qualcuno con me. Allora, quali sono diciamo i must che tu consiglieresti di regalare agli insegnanti? Allora, ormai i nostri ormai. best seller li conoscete, però io ci tengo sempre a portarli. Uno, perché ne sono innamorata, quindi. e come me tanti altri, perché vi assicuro che le richieste non mancano. Allora, io ho deciso di portare oggi qui. Il marimo mm -hmm. e il kokedama. Ok. Allora, ma non li ho scelti solo perché mi piacciono casualmente, li ho scelti perché comunque sono quelli che secondo me di più rappresentano quello che è un legame. Quindi ho scelto di portare con me il marimo, vi faccio anche una breve dimostrazione dopo. Ah, certo, perché magari per chi non ci avesse seguito. Esatto. Noi cioè, ricordiamo. Chi ci ha seguito lo sa a memoria. <ride> esatto. <ride> perché comunque il marimo rappresenta un legame ormai la leggenda la conoscete bene, rappresenta un legame eterno, infatti eh, la tradizione vuole che venga tramandata, quindi diciamo, è bello che i bambini di una classe regalino il marimo all'insegnante che potrà ogni volta che lo guarda pensare ai bambini insomma, che ha cresciuto, perché comunque eh, gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale nella vita dei che nostri bello, figli. Che sì. bello, sì, sì, è vero. E come, come non omaggiarli, soprattutto magari alla fine di un ciclo scolastico intero, non so, fine delle elementari, fine dell'asilo, fine delle medie, perché no? Vero. Quindi, marimo, opzione numero uno, e opzione numero due il kokedama, perché come ben sapete anche qui, in, in Giappone e in Oriente, è molto utilizzato ehm, come regalo da donare eh, di buon auspicio, quindi... Io trovo carino, sinceramente, a fine percorso, augurare a un insegnante tanti altri nuovi percorsi altrettanto belli. Assolutamente, bello, bel messaggio. Io ho pensato questo e, cioè, e come me, dato le richieste che abbiamo, l'hanno pensato in tanti. Certo, Kokedama che già conosciamo, già ci hai fatto diverse dimostrazioni. Esatto, anche live, è vero, l'abbiamo fatto. Sì, 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 tante volte, abbiamo fatto quello di Natale, quello, forse per... Pas per, no, Pasqua per Pasqua abbiamo sì? fatto il Quello centro Pasqua oh, bravissima e infatti oggi ho riportato ancora la, la Tradescantia ecco. perché in assoluto il best seller number one eh di Cacchi sì. è la Tradescantia ma poi perché comunque è il più delicato tra, tra le essenze floreali e le piante che abbiamo, è quella ecco. che porta proprio fortuna. Quindi, ricordiamo che entrambi sono molto longevi giusto? esatto come vi dicevo prima il marimo è ultracentenaria può durare fino a 200 anni quindi chi la riceve la tradizione vuole che la tramandi alla generazione prossima quindi l'insegnante dovrà tramandarla poi ai suoi figli o comunque a parenti, amici appunto perché è molto longeva il kokedama Stessa identica cosa, ha una durata eterna, la pianta continuerà a crescere e una volta cresciuta la pianta si può o tagliare e rinvasare oppure rinvasare proprio tutto il d'ama. Ecco, durata eterna se viene curato adeguatamente, cioè come? Bravissima Vanessa, grazie. <ride> <ride> grazie per ricordarmi che non è così scontato eh, in no, realtà la cura. Che uno dice magari la prendo e la metto lì fatto? No, assolutamente, no. ricordiamo che sono creazioni botaniche vere. Poi diranno la cioce mi ha detto che durava per sempre <ride> e invece hai no. <ride> C'hai ragione, allora durano per sempre con le adeguate cure, però sono semplicissimi da mantenere. Vanessa me lo confermi? tu mi che... Confermo, io guarda ormai li ho tutti a casa perché a fine puntata te lo rubo, quindi li ho tutti e i miei vogliono piantarli in giardino, quindi Bene. adesso che è arrivata la bella stagione è il momento. Si può fare. Allora come vi diciamo sempre sono creazioni botaniche che fanno al caso di tutti perché sono facili da mantenere allora per quanto riguarda il kokedama eh, basterà vaporizzare il muschio ogni due o tre giorni con uno spruzzino se il kokedama se, diciamo se fa troppo caldo quindi in estate o vivete in una casa particolarmente secca e poco umida potrebbe essere che tenendo il kokedama in mano lo sentirete troppo leggero a quel punto potrete provare a immergere la sfera Completamente in una bacinella d'acqua, ok? Lasciando fuori la piantina per qualche secondo, si toglie il cochedama, si strizza in questo modo delicatamente e si riappoggia dove era. Okay. Questo si può fare una volta a settimana o una volta ogni 10 giorni, ma solo in caso appunto. Quando fa di... molto caldo, sì, esatto. Ok. Questa è la cura. Poi un altro, un altro consiglio, se la vostra casa è particolarmente secca, se vi ricordate anche tutti i giorni una spruzzatina al muschio può fare solo che bene, perché come ecco. sapete il muschio eh, vive nel bosco, cresce nel bosco che è molto umido. Eh sì, quindi, quindi ha bisogno di acqua, umidità. Esatto. Invece per quanto riguarda il marimo, allora oggi mi piacerebbe farvelo live, quindi... Vai assolutamente, anzi. L'insegnante o comunque... Chi riceverà il marimo, perché ricordiamo essere un regalo adatto a tutte le occasioni, lo riceverà così. Quindi riceverà la scatola, il barattolo, basterà aprirlo. Allora, qui troverete un bigliettino che vi ricorda di sciacquare il fondale. Ovviamente noi eh, qui in tv facciamo un po' fatica, quindi salteremo certo. questo passaggio. Versiamo il nostro fondale per acqua dolce, per intero lo livelliamo e andiamo poi a... Versare dell'acqua. Raccomandazione importante sull'acqua. Allora, la raccomandazione antispreco è quella di utilizzare acqua del rubinetto, mm -hmm. cioè antispreco più che antispreco ecologica. Utilizzate pure acqua del rubinetto, l'importante è che sia acqua decantata da 24 ore, quindi lasciata riposare all'interno di un bicchiere o di una bottiglia per 24 ore a tappo aperto in modo tale che il calcare e i metalli pesanti si depositino sul fondo. Ok, ecco, noi la vediamo non proprio limpida l'acqua perché non abbiamo pulito il fondo. Esatto, giusto? non abbiamo la possibilità qui in diretta di sciacquare, di sciacquare i sassolini. però ecco, sciacquandoli più volte sotto l'acqua ovviamente l'acqua sarà più limpida. Poi troverete il vostro marimo in bustina, vi ricordo che può vivere in bustina anche 7-10 giorni senza acqua, quindi quando lo ricevete non abbiate paura che sia morto perché vi assicuro che non è così. Ecco, una volta presa la nostra igapalla. Andiamo a prenderla, in questo caso è già lavata, è già sciacquata, quindi è pronta per essere tuffata. Si tuffa ah, che bello. e vedete che galleggia. Un, un altro suggerimento che mi viene in mente, oggi sono ricca di, di perle, sì, <ride> per fare in modo che il marimo galleggi, come mio, nel mio caso, visto che è una delle domande più frequenti, basterà sciacquarlo e strizzarlo bene sotto l'acqua corrente. Okay. Perché molti gioiscono proprio nel vedere il marimo a galla. Ah sì? Sì, perché la bellezza di questa eh è la sì, danza. Sì, vero, certo, ovvio. Quindi questo è un piccolo consiglio. Bello. Quindi, insomma, adesso che avete seguito il tutorial live della nostra Jessica Cioce, se fate questo regalo alle insegnanti, potrete anche, perché no, spiegare loro come si fa. Perché vabbè è abbastanza intuitivo, però comunque, insomma, i consigli della Cioce sono. Sono stati molto utili. E questo come si mantiene? Il marimo? Allora, per quanto riguarda il marimo, eh, basterà cambiargli l'acqua una volta a settimana. Come vi dicevo prima, l'accortezza è quella di utilizzare acqua del rubinetto lasciata decantare per 24 ore. Se non avete questa possibilità, si può comunque utilizzare acqua di bottiglia naturale. Non date retta alle varie fake news che trovate sulla rete che suggeriscono l'utilizzo di acqua frizzante, perché no. Non va non assolutamente va bene. bene, vi ricordo che sono alghe, lacustri che vivono eh, appunto nascono da un lago, quindi l'acqua frizzante proprio no. Poi comunque se aveste dei dubbi possono comunque contattarvi o trovano le informazioni sul sito Jessica. Vero? Assolutamente sì. Per qualsiasi dubbio potete scrivere sempre la mia mail jessica.life oppure sul sito web trovate due chat Whatsapp che sono a vostra disposizione per rispondere sempre. Ai vostri dubbi. Ecco, ricordiamo che ci sono però anche dei corsi, in caso non bastasse questo tutorial live, ma voleste imparare proprio voi stessi. Assolutamente sì, sono corsi ovviamente aperti a tutti, aperti a bambini, aperti agli insegnanti, anzi. Abbiamo già avuto diverse classi che hanno fatto proprio per la fine dell'anno l'esperienza con le insegnanti. Ah, che bello, ecco, questo è il miglior regalo anche. Regalare un'esperienza per me supera alla lunga re, un, un regalo fisico. Cioè, certo. è proprio un'esperienza unica. I e come corsi... funzionano questi corsi? Esatto, si svolgono presso il nostro, il nostro Kaki Store di Treviglio in via Roma 6. È possibile prenotarli sempre attraverso la mia mail jessica.chiocciolacacchi.life oppure al numero Whatsapp che trovate sul sito. Sono corsi della durata di circa un'oretta, un'oretta e mezza, dove vi insegneremo dalla A alla Z come creare un cochedama e tutti i segreti, perché ovviamente qui abbiamo uno spazio limitato, ma in un'ora ne abbiamo di segreti da svelarvi. Eh certo, ovvio. Quindi vi aspettiamo, ma vi ricordo che non facciamo solamente corsi workshop per quanto riguarda la tecnica del cochedama ma abbiamo attivo anche la possibilità di fare un corso per imparare a realizzare un terrarium, mm -hmm. molto bello anche quello. Ecco, quindi, quindi io insomma, vi aspetto. Potete spaziare tra tanti gadget, corsi, insomma, poi ci sono anche loro presenti, quindi, Jessica. Ho dimenticato una cosa importante, Vanessa. Ah, va, allora la devi dire, per forza. Ovviamente, per quanto riguarda il regalo delle insegnanti, eh, potrete personalizzare con una dedica speciale il tappo del marimo. Ah, ecco. Quindi vi lascio, allora, abbiamo delle frasi standard, ma potete anche decidere di mettere la frase del vostro cuore, il nome della vostra insegnante, insomma, tutto. Ecco, come e ce l'hai detto l'altra volta per la festa della mamma. Bravissimo. Anche il cochedama è Anche il cochedama si può aggiungere un tag in legno a forma di cuore bello. legato al cochedama con scritto la vostra dedica. Che bello, beh complimenti. Grazie Vane. Jessica grazie per essere stata con noi, grazie. anche grazie a tutti voi per averci seguito. Io concludo la nostra puntata come sempre offrendoti un buon caffè perché così insomma anche tu sei allietata dello stare con noi. Io ringrazio come sempre Caffè del Caravaggio Grazie mille che Vanessa Che ci offre sempre il caffè E ringraziamo la nostra regia che ce l'ha preparato Mentre noi chiacchieravamo tranquillamente E ci rende felici anche alla fine di questa nostra puntata Oggi stiamo bevendo un 100% arabica di Caffè del Caravaggio Lo assaggio subito Fammi sapere com'è Gianni hai assaggiato sì. un po' dall'aroma vellutato a insomma, Ecuador Insomma un po' di gusti Mi farai poi sapere nella prossima puntata quale ti è piaciuto di più allora, grazie Jessica per essere stata con noi, grazie anche a voi per averci seguito, ci vediamo la prossima puntata.